Un gruppo di studenti universitari organizza una festa e poi si dà la pazza gioia ubriacandosi, girando per le strade della città e distribuendo birra a tutti quelli che incontrano. Quando prendono la metropolitana, il controllore si avvicina a loro nel tentativo di farli calmare. Mentre uno studente lo distrae, l'altro gli mette le manette di nascosto. La notizia si diffonde in tutta l'università e di conseguenza il sovrintendente convoca una riunione dei docenti per discutere la possibilità di vietare l'uso di alcolici. Martin, un professore della scuola, vede uno studente abbandonare la sua classe, il che lo porta a chiedersi se non sia diventato poco interessante per i suoi studenti. Durante la cena, Martin si rivolge alla moglie Annika e le pone la stessa domanda. Lei sostiene che lui è diventato una persona completamente diversa, per nulla simile all'uomo che aveva conosciuto in passato. A scuola, un insegnante lo informa che i genitori degli studenti vogliono parlargli. Quando entra in classe, i genitori si rivolgono a lui in modo cordiale e gli fanno notare che si comporta in modo distante e non spiega gli argomenti in modo chiaro. Martin promette che rifletterà sulle loro parole. A questo punto, Martin diventa sempre più insicuro delle sue capacità di professore. Prima di andare alla festa, Martin si sforza di parlare con i suoi figli, che però non gli prestano attenzione. Frustrato, Martin non dice nulla ed esce di casa. Va al ristorante, dove trova un suo collega e caro amico Tommy, che lavora nella sua stessa scuola, e mangiano al ristorante insieme a Nicola e Peter, a sua volta insegnante in un'altra scuola. Nicola inizia a parlare della sua vita e di come si sente all'età di 40 anni, ma cambia subito argomento per parlare di un'intrigante teoria di psicologia, visto che insegna questa materia. Seguendo le sue ricerche, una persona dovrebbe bere uno o due bicchieri di vino al giorno e portare il suo tasso di alcol nel sangue fino allo 0,5% per essere rilassato e felice. Tutti ridono perché la teoria è divertente, ma poi Nicolai dice che sarebbe estremamente utile per Martin. Peter racconta a Nicolai le sue difficoltà in classe. Gli altri dicono che se Martin è diventato infelice e insicuro, dovrebbe considerare di provare questa teoria. Gli uomini bevono un po' di vodka, che amano tanto. Martin accetta di bere ancora un po' dopo che l'hanno convinto. La vodka fa gradualmente effetto su di lui, la musica intorno a lui si fa più intensa e le conversazioni dei suoi amici si affievoliscono. Martin continua a bere quando gli viene servito anche del vino. Tuttavia, dopo aver finito il primo bicchiere, i suoi occhi si riempiono di lacrime. Gli amici gli chiedono se si sente bene, quindi decide di svelare di come si sente perennemente solo a casa e di come la sua famiglia non gli dia importanza. Gli amici lo incoraggiano a essere forte e gli ricordano che tipo di uomo è sempre stato. Martin era ottimista e ambiziosa, ma ora non sanno cosa gli sia successo. Tommy, l'amico d'infanzia di Martin, cerca di tirarli sul morale e lo tira dal tavolo per ballare tutti insieme. A questo punto sono chiaramente ubriachi e dopo il ristorante si divertono nel parco fino a quando non arriva mattina. Si divertono molto e Martin alla fine si rilassa e dimentica i suoi pensieri. Questo gli dà la speranza e forza di iniziare un cambiamento, oltre alla prospettiva di recuperare la sua autostima. Decide di mettere alla prova la teoria discussa la sera prima, portando a scuola della vodka. Dopo qualche sorso inizia a sorridere, saluta l'insegnante in corridoio e cattura rapidamente l'attenzione dei ragazzi in classe che normalmente lo ignorerebbero. All'uscita incontra Nicolai, che lo accompagna e gli propone di iniziare un esperimento insieme. E non si tratta di un semplice esperimento, ma di un progetto di ricerca. Berranno alcol solo durante l'orario di lavoro e terranno traccia dei cambiamenti. Martin beve di nuovo prima di andare in classe e questa volta la lezione va ancora meglio di quella precedente, attirando facilmente l'interesse degli studenti. Anche da Peter tutto cambia, il suo metodo di insegnamento diventa più interessante e gli studenti iniziano a cantare con più anima. Si riuniscono in sala insegnanti dopo la lezione per discutere i primi risultati. Tutti sono felicissimi. Martin e sua moglie si godono un bicchiere di vino la sera. Dopo la chiacchierata riescono a ricucire un po' il loro rapporto teso. Il primo problema di Tommy si presenta quando le sue bottiglie di alcol, nascoste in palestra, vengono scoperte per caso. Gli amici si riuniscono per parlare di come sta andando il loro esperimento. Tutti sono soddisfatti di come procede, così Martin decide di aumentare la sua dose giornaliera di alcol. Martin inizia il suo nuovo giorno con un cocktail alcolico e musica rilassante. Va nel suo ufficio e la lezione va benissimo anche dopo la doppia dose di alcol. A volte gli studenti gridano di gioia durante la lezione. Nicolai se ne accorge e si informa sul suo consumo di alcol. Scoprendo che la doppia dose fa un effetto migliore, decide di seguire l'esempio. Tommy intanto ha organizzato una partita di calcio tra i bambini. Un bambino con gli occhiali viene preso in giro dalla sua classe, quindi Tommy incoraggia il bambino che alla fine è in grado di segnare un gol. Anche il gruppo di amici gioca a calcio dopo la scuola e si domanda se il loro esperimento funzioni davvero. Mentre parlano di vita e di carriera, Peter teme che gli studenti si dimenticano di loro non appena finiscono gli studi. Il giorno dopo, Peter nota Sebastian, uno degli studenti, seduto con un'espressione triste sul volto, dopo che tutti hanno lasciato l'aula. Peter cerca di parlare al giovane della vita e crede che Sebastian sia depresso a causa di una ragazza. In realtà Sebastian è preoccupato di non superare l'esame e Peter gli suggerisce un'idea. L'idea è farsi un drink prima degli esami, ma gli assicura che sarà un loro segreto. Arriva il fine settimana. Martin, Annika e i loro figli si divertono tantissimo nel bosco. Martin abbraccia calorosamente la moglie a tarda sera e lei inizia a piangere perché le manca il suo amore, che negli anni è svanito. Gli amici si incontrano a casa di Nicolai per parlare del loro esperimento. Nicolai ha scoperto una ricerca sui pericoli dell'alcol, ma suggerisce comunque di aumentare il dosaggio per diventare completamente ubriachi e provare nuovi effetti. Martin vuole andarsene perché sta migliorando e si sta riprendendo.
guarda i suoi amici ubriacarsi mentre si veste. Ma il suo crescente alcolismo si fa sentire e rimane comunque a bere un cocktail. Si ubriacano e ascoltano musica, ballando tutta la notte. Gli amici vanno a fare la spesa al negozio, ma le loro condizioni fisiche sono deplorevoli. Vanno in un bar e ordinano altro alcol, non ce la fanno più ma continuano a bere. Sono così ubriachi che Peter va in giro in mutante. Arrivano alle rispettive case e Nikolai cade sul letto e si bagna i pantaloni. Quando si sveglia di mattina è ancora ubriaco. Nello stesso momento Martin si sveglia per strada con un sopracciglio rotto. Suo figlio lo porta a casa. Annika se ne accorge ed esprime il suo disappunto. Chiede a Martin di spiegare ai figli cosa sta succedendo. I figli però sanno già che lui beve in continuazione. Annika non riesce ad ascoltarlo e manda i figli nelle loro stanze. Afferma che non lo vede da molto tempo e che sta meglio con gli altri ma non con la sua famiglia. Per tutta risposta lui le chiede se ama qualcun altro. Lei ammette di non poterlo aspettare sempre, lasciando intendere di avere qualcuno. Martin si infuria, inizia a rompere le cose e poi esce di casa. Lui e i suoi amici si ubriacano di nuovo, ma decidono di porre fine a questo folle esperimento. Hanno subito tutte le conseguenze dell'alcolismo e sono arrivati alla catarsi. Smettono quindi di bere durante il giorno, ad eccezione di Tommy. Dopo le vacanze di Natale, gli insegnanti vengono riuniti a scuola e informati che alcuni di loro bevono durante le lezioni. Ironia della sorte, Tommy si presenta a questa riunione da ubriaco. Questo segna la fine della sua carriera di insegnante. Martin lo riporta a casa e si sforza di prendersi cura di lui. Fa del suo meglio per dissuadere Tommy dal bere altro alcol ogni volta che si accorge che Tommy sta cercando la bottiglia. Tommy alla fine afferma che è in grado di prendersi cura di se stesso e che i suoi amici non sono tenuti a stare a casa sua per controllarlo H24, ma allo stesso tempo fa un commento casuale su quanto la vita sembri senza scopo. Sembra che l'alcolismo lo stia mettendo in pericolo e che la cosiddetta catarsi non sia stato in grado di aiutarlo in alcun modo, ma anzi abbia avuto l'effetto contrario. Martin invita Annika a cena con lui, nella speranza di riconquistare la moglie. Le chiede scuse ed esprime il suo sincero amore per lei. Ma nonostante questo, Annika non riesce più a stare con lui e se ne va. Il giorno dopo, Martin arriva in classe distrutto e trova difficile articolare i suoi pensieri. Uno degli studenti, che lo aveva preso in antipatia all'inizio, cerca di tirarlo su di morale dicendo che è un buon insegnante e che, avendo studiato l'intero programma con lui, riusciranno ad affrontare gli esami. Peter assiste Sebastian durante l'esame, che è molto ansioso e non riesce a ricordare nulla del materiale. Peter quindi gli chiede di bere dalla bottiglia ogni volta che si sente nervoso e gli offre anche dell'alcol prima dell'esame. Alla fine Sebastian riesce a superare l'esame. Anche gli studenti di Martin hanno ottenuto buoni risultati nei test, proprio come speravano i loro genitori. Mentre i suoi amici si divertono, Tommy si ubriaca, sale il suo motoscafo e salpa verso l'oceano. Nikolai si avvicina a Martin e gli sussurra qualcosa all'orecchio, mentre i due partecipano al canto di laurea. Sembra che abbia a che fare con Tommy. Martin si siede sulla panchina e cerca di elaborare tutto ciò che ha appena sentito. La cosiddetta catarsi alcolica del suo amico d'infanzia si è conclusa con il suo annegamento. Al suo funerale in chiesa partecipano amici e studenti. Martin si riunisce con i suoi amici per bere birra. È chiaro che Martin è distrutto. I loro ex studenti passano davanti al ristorante, mentre Martin controlla il telefono quando riceve un messaggio dalla moglie. Il fatto che lei abbia ancora fiducia nel loro matrimonio e sia disposta a dargli una seconda possibilità lo rende molto felice. Il gruppo di amici incontra i loro studenti, che li invitano a bere qualcosa. Martin cede e accetta di ballare con Peter. Continua a consumare alcolici e ballare come quando era giovane. Tutti festeggiano con lui spruzzandolo di champagne e dandogli il benvenuto. Al termine del ballo, fa un salto in acqua, ricordando il suo amico Tommy. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.